Oggi siamo qui presso la tenuta presidenziale di Castelpozziano, che è una riserva naturale dello Stato, che detiene anche questo ruolo di proteggere uno degli ecosistemi più rari presenti in Europa e in Italia, che è l'ecosistema costiero. Nello specifico questa è una duna sabbiosa. Questo ecosistema è anche tutelato dalla comunità europea all'interno di una rete che è la rete Natura 2000. Nello specifico che cosa stiamo facendo? Noi ci stiamo occupando di poter monitorare, di poter valutare contestualmente nello stesso giorno sia cosa c'è a terra, quindi la presenza di questi ecosistemi suddivisi per categoria secondo una classificazione oggi in uso su scala europea e su scala nazionale, e nello stesso tempo stiamo anche monitorando dall'alto con due livelli di acquisizione: un'acquisizione da drone ad un'altezza di 50-100 metri, e nello stesso momento, nello stesso orario, passa anche il satellite della costellazione Copernicus. Siamo qui oggi perché oggi passa il satellite Sentinel 2 alle ore 11:30 locali. Poter acquisire informazioni in situ e anche dati drone da poter mettere a sistema assieme ai dati satellitari è importante poterlo fare in modo sincrono e simultaneo, quindi nello stesso istante, ovvero riuscire ad avere una misura, una stima dell'informazione presa nello stesso momento. Ecco la piattaforma aerea multisensoriale della tenuta presidenziale di Castelpozziano e il nostro laboratorio mobile. È formata da una parte da un sistema aeromobile a pilotaggio remoto, comunemente chiamato drone, sul quale è installato un sensore multispettrale ed un sensore RGB visibile. Questi sensori consentono di acquisire delle informazioni e delle immagini ad altissima risoluzione che, elaborate, ci consentono di estrarre degli indici di vigore vegetativo e quindi delle informazioni importantissime per valutare lo stato di conservazione e di salute degli habitat della duna costiera della tenuta presidenziale di Castelpozziano. Nel dettaglio siamo all'interno della fascia costiera e quindi stiamo parlando di ecosistemi costieri. Gli ecosistemi costieri si suddividono in diversi habitat che vanno dal mare verso la terra, suddividendosi lungo una sequenza topografica e una sequenza, lineare. Qui arriviamo a un punto cardine dell'ecosistema costiero che suddivide due habitat. Un habitat più interno, che è più stabile, se vogliamo, da un certo punto di vista, che determina una saturazione del terreno quasi completa, lascia pochi spazi aperti, ad eccezione della parte più in pendenza della duna più alta, del settore più alto della duna, da dove parte la macchia e poi va a finire al ginepreto. Invece da questo punto verso mare la copertura vegetale è molto minore, attecchisce molto meno perché le forze del mare, le forze erosive del mare e del vento sono maggiori. La ammofila renaria, che è questa specie qui, crea un cordone che riesce a trattenere il sedimento. Trattenendo il sedimento determina una protoduna, cioè un primo promontorio all'interno dell'ecosistema costiero. Questa è la parte più prossima al mare, quindi quella che è caratterizzata da zone aperte e macchie di vegetazione. La caratteristica fondamentale di questa porzione di territorio, e quindi questo habitat, è che la parte più prossima al mare è quella influenzata maggiormente anche dallo spray salino. Da qui in poi non c'è più vegetazione, in quanto l'energia del mare è tale che determina un'erosione continua. Questa erosione continua fa sì che non si riescano a consolidare le strutture della protoduna. In sostanza le mareggiate invernali possono arrivare fino a questo punto. Perché osserviamo le piante con il satellite? Perché le piante rispondono a dei segnali legati alla fotosintesi, quindi a dei processi ecologici o alla loro fisiologia. Lo stato di salute delle piante, degli ecosistemi e degli habitat in qualche maniera può essere valutato dato questo segnale.
essendo le piante organismi che assorbono aria e assorbono acqua, quindi sono in contatto con l'atmosfera ma sono anche in contatto con la parte geosfera, cioè con la parte presente nel sottosuolo, se un agente atmosferico agisce su di esse o diversamente possono succhiare acqua inquinata o con troppa salinità, alcune di queste piante potrebbero deperire, quindi questi ecosistemi potrebbero entrare in sofferenza. Questo monitoraggio ci permette di capire qual è l'andamento del loro stato di salute, se è un andamento naturale, quindi legato a un dinamismo naturale, o se è un andamento di tipo artificiale. A quel punto interviene il sistema di sorveglianza, cioè un sistema d'allerta che ti permette di poter andare a fare dei dettagli in campo al fine di poter valutare qual è la causa e quindi valutato l'effetto da remoto. Questo oggi noi cerchiamo di impostare nel centro di sorveglianza ambientale. Stiamo andando a posizionare i ground control point, che sono dei punti a terra delle quali si conoscono le coordinate geografiche con un'accuratezza centimetrica, che servono per poter georeferire, ovvero posizionare correttamente le immagini che stiamo acquisendo utilizzando la piattaforma drone. Il posizionamento avviene con uno strumento di precisione che chiaramente va messo in bolla e che consente con un'accuratezza dell'ordine di 2-3 cm di poter stabilire l'esatta coordinata del punto. È necessario poter individuare con estrema precisione le aree, come questo plot, che è il plot di riferimento per i campionamenti che servono alla calibrazione dei modelli di classificazione, cercando di essere quanto più precisi rispetto ai pixel che acquisiamo e che quindi possiamo utilizzare dalle acquisizioni dei dati satellitari. Questo plot di 10x10 metri rappresenta un pixel che viene acquisito dal dato satellitare Sentinel-2, quindi va esattamente posizionato nello spazio. Allora, noi adesso stiamo raggiungendo un plot. Che cos'è un plot? Un plot è un sito, un luogo di campionamento fisso su cui si vengono ripetute alcune misurazioni. Le misurazioni riguardano esclusivamente la valutazione della presenza dell'habitat. È fondamentale riuscire a trasformare il dato satellitare in informazione. Questo può avvenire anche con l'utilizzo di alcuni indici, che sono indici legati a delle variabili biogeofisiche. Questo significa che sono delle variabili che possono essere misurate con degli strumenti di misura e delle unità prestabilite, ad esempio il metro, il grado. Uno degli esempi di misure biofisiche che viene realizzato nell'ambito di ambienti naturali è quello del Leaf Area Index, che è un indice di area fogliare ed è rappresentato dalla superficie in metri quadri di foglia, solo pagina superiore, rispetto alla superficie in metri quadri nella quale questa foglia si trova. Il dato satellitare è molto utile perché alcuni programmi, come ad esempio il programma europeo Copernicus, consentono di poter accedere a enormi quantitativi di dataset distribuiti con delle politiche open access e quindi senza necessità di costi di acquisizione del dato, che garantiscono una rivisita temporale che è costante e che si conosce. Questo comporta da un lato la possibilità di avere tante informazioni nel tempo, ma dall'altro comporta anche la necessità di dotarsi di sistemi di elaborazione di grandi moli di dati. Parliamo di sistemi big data e questi richiedono delle capacità e richiedono anche l'utilizzo di sistemi moderni di elaborazione dati. Abbiamo intelligenza artificiale, machine learning, recentemente il deep learning. Attività che svolgiamo qui sono necessarie a riuscire ad ottenere dei prodotti di mappatura degli ecosistemi
terrestri. Qui a Castel Porziano si concentrano le attività che riguardano principalmente gli ecosistemi terrestri, quindi grazie all'utilizzo di immagini satellitari e combinati con le immagini prese attraverso il drone riusciamo a classificare questa tipologia di immagini per ottenere dei prodotti di mappatura. La mappatura è diciamo uno strumento fondamentale, in quanto conoscere la distribuzione di questi ecosistemi è fondamentale per tutto quello che riguarda la loro sorveglianza e inevitabilmente anche la loro conservazione. Le attività che si svolgono però su un'area naturale ristretta come quella di Castel Porziano possono essere delle analisi di dettaglio che nel momento in cui ci si sposta però per esempio a degli ecosistemi più ampi come ad esempio quelli forestali non è più sufficiente. In questo le immagini satellitari ci aiutano in quanto ci forniscono lo strumento necessario attraverso il quale potendo calibrare dei modelli di classificazione, noi riusciamo ad ottenere delle distribuzioni di habitat e di ecosistemi terrestri su tutto il territorio nazionale. Dalle mappe di distribuzione della vegetazione è possibile monitorare le variazioni, cioè i cambiamenti che avvengono nel tempo. Questi cambiamenti possono essere osservati su scale temporali diverse, possono essere cambiamenti che possiamo osservare nel breve periodo, come può essere una stagione o un anno, e danno informazioni utili ad esempio a capire se c'è stato un disturbo che in qualche modo ha colpito la vegetazione, come può essere un incendio, il taglio di un bosco oppure una malattia che sta colpendo la vegetazione. Oppure si può prendere in considerazione un periodo, un arco temporale più ampio, qualche anno, qualche decennio, e andare ad osservare come cambia la distribuzione della vegetazione e la composizione del territorio. Questo tipo di monitoraggi servono a capire cosa sta accadendo sul territorio che stiamo analizzando, quindi ad esempio se c'è un particolare fattore che sta minacciando la scomparsa di un ecosistema, o ad esempio se un habitat ha subito un danno per un particolare evento che è accaduto. L'insieme di tutte queste informazioni che vengono raccolte durante i monitoraggi poi possono essere utili e a supporto per il processo decisionale, ad esempio per verificare se è necessario fare un intervento e come effettuarlo.